Benvenuti ragazzi a un nuovo episodio di Selezione Italia. Oggi siamo in trasferta con questi amici Tiago e Fabrizio. Trasferti in una casa molto conosciuta ai tanti brasiliani. Eh sì, siamo a Vercelli, nello stadio della Pro Vercelli, per andare a scoprire queste storie. Perché stadio è stupendo, venite a vedere. 130 anni di storia, tra l'altro. Non esisteva neanche il calcio in Brasile. Adesso andiamo a intervistare una serie di personalità legate alla Pro Vercelli che ci racconteranno anche qualche piccola chicca che riguarda il Brasile. Oggi con Seleção Italia, oltre ad essere in trasferta, abbiamo Fabrizio Spaulonzi, il nostro speaker di Buongiorno San Paolo, che ci aiuterà, caro Fabri, a scoprire una realtà del calcio italiano bellissima, è una storia incredibile, che è la Pro Vercelli. Intanto, insomma, benvenuto. Bentornato, direi. No, sono contento di rilanciare questo nostro nuovo podcast, questa nostra nuova serie, e di farlo dal Piemonte, dalla mia terra, con una storia che effettivamente è straordinaria tra Italia e Brasile ed è rappresentativa di un calcio di tanti anni fa, ma che ancora oggi vive qui in Italia e negli ultimi anni anche si è ritrovato proprio col Brasile. Sì. E proprio qui a Vercelli siamo venuti a scoprire questa storia e hai già trovato un ospite, no? Un ospite molto importante che ci racconterà un po' questa storia. Sì, oggi siamo allo stadio della Pro Vercelli, al Silvio Piola, con Alessandro Tacchini. Benvenuto. Ciao, ciao Fabrizio, ciao Alessandro. Giornalista e scrittore, ti occupi di calcio a tutto tondo a livello nazionale, ma sei soprattutto anche un grande esperto e un grande collezionista del panorama vercellese e quindi in particolare della Pro Vercelli. Sì, credo sia da quando sono piccolino che mio padre mi attaccò il bacillo della Pro Vercelli e da lì non mi sono più fermato. E come innanzitutto saluto a voi amici dal Brasile, perché è un onore e un piacere, ci troviamo in uno degli stadi più antichi e più importanti d'Italia, che ha tra l'altro il vincolo dei beni architettonici. Questa tribuna, pochi lo sanno, è molto simile a quello che fu la prima tribuna di San Siro a Milano, quindi voi entrando a Vercelli potreste far finta di trovarvi nella San Siro del 1926-28. Perché la Pro Vercelli è importante? La Pro Vercelli è importante perché è stata la prima squadra in Italia ad essere riuscita a coniugare l'aspetto fisico-tattico all'aspetto tecnico. Il primo campionato in Italia del 1898, e si sa che i maestri, la nonna del calcio italiano sia stata il Genoa, grazie a questo afflusso mercantile di inglesi che andavano a giocare e che importarono in Italia questa febbre calcistica. I primi campionati furono combattuti ma molto ristretti, liofilizzati. La Pro Vercelli nasce nel 1892 come società ginnastica Pro Vercelli, e con questo appellativo continuerà poi a essere denominata almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi la SG Pro Vercelli, anche se tutti quanti l'hanno chiamata Unione Sportiva Pro Vercelli. Vado veloce, un professore di ginnastica modenese viene a Vercelli, fonda la Pro Vercelli, si chiamava Domenico Luppi, insegnava al liceo classico di Vercelli. Poco dopo, un illuminato avvocato penalista di buona famiglia, suo padre era amico di Camillo Benso, conte di Cavour, fu anche un po' una sorta di agente segreto di Cavour. Questo rampollo, Luigi Bozzino, entra nella Pro Vercelli Scherma, mette nel nome Pro Vercelli anche la sezione Scherma, e pochi anni dopo uno schermitore di altrettanta buona famiglia che abitava qua vicino, si chiamava Marcello Bertinetti, fonda la Pro Vercelli Calcio, perché andò a studiare a Torino, portò le maglie della Juventus a righe bianche e nere, queste maglie si stinsero perché non erano di buona fattura, quindi continuavano ad andare a giocare tutti macchiati. Allora a Casteggio, in un amichevole col Milan nel 1904, dissero prima di partire: andiamo a casa, una camicia bianca la mamma te la presta, e sono nate le famose
casacche bianche, bianche casacche, che in realtà erano camicie bianche. E ricordiamo anche agli amici, non solo gli italiani che magari se ne sono scordati, ma ai nostri amici che ci seguono dal Brasile, che la Provercelli ha vinto 7 scudetti, quindi è una delle squadre più titolate d'Italia. È tuttora la quinta squadra ad aver vinto più campionati, cioè Juventus, Milan, Inter, poi c'è il Genoa che ne ha 9 e poi Provercelli, Torino e Bologna che ne hanno 7. Più della Roma, della... Più di Roma, Napoli e Lazio messi insieme, sì, Fiorentina messi insieme. Perché vinse la Provercelli? Perché appunto questo Marcello Bertinetti, portando il pallone e le maglie da Torino, incominciò proprio qui dove ci troviamo, a pochi metri, dove ci sono i giardini, anche metà di questo terreno di gioco, a giocare con i propri amici che però tiravano di scherma o facevano ginnastica. Quindi insegnandogli la tecnica importata da Torino, a dei veri atleti, tra l'altro giovani, andarono a sconfiggere gli atleti, un po' meno atleti ma molto tecnici, un po' più vecchi, del Genoa, del Milan e quant'altri. Quindi 1908, la Provercelli, il primo campionato di seconda categoria lo disputa nel 1906, nel 1908 è campione d'Italia, quindi una sorta di miracolo sportivo. Dovuto a questo Superman, uno dei primi veri grandi supereroi dello sport italiano, Marcello Bertinetti, che per darvi un parametro è il fondatore, allenatore e giocatore della Provercelli Calcio, campione d'Italia nel 1908, qualche mese dopo va a Londra e vince la medaglia d'argento di sciabola a squadre alle Olimpiadi. Quindi è uno dei pochi casi, se non unico al mondo, ad essersi laureato campione d'Italia nel calcio e medaglia d'argento nella scherma. Ma Bertinetti non si fermerà qui, perché vincerà altre 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi, andando poi anche a Parigi ed Amsterdam nel 24 e 28, un bronzo e 2 ori. Quindi Bertinetti nel suo palmarès più un mondiale, quant'altro. Campionato. 2 ori, un argento e un bronzo nella scherma, campione d'Italia nel calcio e fondatore. Questo già basta per capire l'epicità di questo brand. Un eroe. Tutte queste cose le so anche perché un mio cugino abitava davanti alla casa, che poi era anche la sede della Provercelli, e gli raccontò queste cose. La Provercelli vince nell'8, nel 9, poi nel 10 c'è il primo girone unico nella storia del campionato italiano, finiscono a pari punti Provercelli e Inter, si impone uno spareggio, la federazione non fa sconti alla Provercelli, che aveva tanti giocatori impegnati nei tornei militari e studenteschi, e allora Bozzino, siamo nell'epoca della Belle Époque, decide di schierare in questo spareggio che si tenne proprio qua, a pochi metri di distanza da noi, stiamo ammirando il terreno di gioco, schierò i ragazzini, quindi gente di 14-15 anni contro i grandi campioni dell'Inter. La Provercelli perse 10-3, venne squalificata dalla federazione anche per il campionato successivo e non poté accedere alle prime 2 partite della nazionale italiana, che nasceva proprio nel maggio del 1910. Panico generale, perché il blocco Provercelli era come la Juve o Real Madrid di quel momento lì, perché ribadisco, non lo dico io, ha vinto lo scudetto nell'8, nel 9, nell'11, nel 12 e nel 13, e ha perso lo spareggio con i ragazzini nel 10. Quindi la Provercelli era la nazionale. Arriverà ad avere 9 undicesimi contro il Belgio nel 1913. In nazionale. La federazione capisce subito che l'ha combinata troppo grossa, e allora le prime 2 partite della nazionale con i giocatori della Provercelli assenti, la nazionale italiana le gioca queste 2 partite in maglia bianca, per dire non ci siete sul campo ma ci siete lo stesso sul campo. E ancora oggi, tutt'oggi, la seconda maglia dell'Italia è bianca in onore di Bozzino e della Provercelli. Dalla terza partita si doveva decidere il colore della nazionale. Allora in federazione, sempre per scusarsi, dissero: vabbè, teniamo il bianco. E lì la grandezza di Bozzino. La Bozzino disse: no, adesso la Provercelli alla terza partita contro l'Ungheria c'è, quindi dobbiamo trovare un colore. Sceglierei il colore dello scudo Savoia, che si ispira al colore della Madonna per devozione, che è l'azzurro, e metterei anche lo stemma dei Savoia, che è questo stemma con la croce bianca su campo rosso, che è il contrario della croce di San Giorgio, che invece è lo stemma dei primi scudetti e del Genoa, di Genova e anche della casa regnante inglese, che ha dovuto chiedere permesso ai genovani di poterlo utilizzare.
Ecco Alessandro, poi adesso basta per avere un'epica della Pro Vercelli, ed è solo l'inizio. No, abbiamo parlato ecco di questi già calciatori, personaggi straordinari, ma un dettaglio interessante è proprio il connubio tra società e calcio, no? Quindi le due domande che mi vengono in mente sono: come ha fatto un po' l'hai spiegato, perché c'era già un parterre di sportivi qui a Vercelli, però sicuramente a differenza di oggi in cui sono le città metropolitane ad esprimere le grandi squadre di calcio perché ci sono più soldi, una volta ecco, era una zona comunque fertile dal punto di vista dell'imprenditoria, e quindi questo probabilmente ha anche aiutato lo sviluppo di una società di calcio di successo. Allora, per la verità, innanzitutto le grandi città c'erano già tutte, perché c'era il Milan, c'era l'Inter, c'era l'Andrea Doria, c'era il Genoa, c'era il Torino, c'era la Juventus, c'era l'Alba Audace Roma, la Fortitudo, c'era il Vicenza, c'era il Verona, c'era il Bologna, c'era la Florentia, c'era l'Inter Naples, c'erano tutte. Chiaramente si sono unite, soprattutto nei gironi meridionali, progressivamente, però tutte queste squadre, se andiamo poi a vedere al Vodoro, c'erano già. Qui il merito è proprio di questo manager del calcio italiano, il primo, che fu Luigi Bozzino, che mise tanti soldi, fu lui a costruire nell'11 il primo impianto sportivo, che è diciamo il padre di questo che vediamo, che è del 32, e riuscì a resistere a tutti gli attacchi delle squadre avversarie. In un amichevole conobbe un certo signor Jules Rimet, che era il presidente della Red Star Parigi, che era la seconda squadra di Parigi, in un amichevole a Roma. I due divennero così amici che un giorno, quando Rimet poi diventò presidente della FIFA, volle il vercellese Luigi Bozzino come vicepresidente della FIFA. Nel frattempo Bozzino era diventato anche presidente della FIGC e inventò, traendo l'idea da Gabriele D'Annunzio, l'idea poi dal 24-25 in poi di mettere sui vincitori del campionato lo scudetto, che ai tempi non era bianco, rosso e verde, ma era l'idea di D'Annunzio, perché a Pola fece una amichevole con degli statunitensi e allora mise lo scudetto, siamo intorno al 19-20, e Bozzino piacque questa cosa e la fece approvare in Consiglio federale, perché lui era presidente della FIGC. Questa è proprio storia, è bellissima. Quindi è proprio dopo la guerra la Pro Vercelli si pensava fosse finita, dopo la prima guerra mondiale, in realtà vince ancora nel 2021 e nel 21-22. Tra la fine del primo ciclo e il secondo ciclo della Pro Vercelli c'è però la prima guerra mondiale, che inizia nel 14, in Italia noi diciamo la guerra 15-18, ma la guerra scoppiò nel 14. In quei giorni gli amici brasiliani decisero di invitare la Pro Vercelli in una tournée, che ai tempi era come oggi andare sulla Luna, come Elon Musk, andare in Brasile dall'Italia era... E invitarono la Pro Vercelli ad andare a fare una tournée in quanto esponenti della miglior selezione del calcio italiano. Invitarono la Pro Vercelli e il Torino, allenato da un certo Vittorio Pozzo. Dice qualcosa? Sì. Due coppe internazionali, due coppe del mondo e un'Olimpiade. Che però partì dopo. E questa cosa, Vittorio Pozzo non gli andò mai giù, perché partì prima da Genova su un bastimento la Pro Vercelli, arrivò prima, poi le due squadre fecero delle amichevoli lì con delle selezioni pauliste, del Botafogo, eccetera, e poi si salutarono. E allora appunto nacque così una squadra in onore di questi atleti, Pro Vercelli e Torino, ma soprattutto Pro Vercelli, che si chiamò Palestra Italia ed è il nostro Palmeiras. E quindi è qui che si aggancia l'epica Pro Vercelli-Palmeiras. No? E ogni volta che il Palmeiras vince qualcosa è come la vincesse la Pro Vercelli. E vi diciamo grazie, perché siete davvero i migliori. Questo è il grande gancio storico, insomma, il rapporto che c'è fra l'Italia e il Brasile, incredibile, che cerchiamo di raccontare sempre anche dal punto di vista calcistico. Questo è un episodio bellissimo. Palestra Italia, che tenne il nome fino poi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, in cui il Brasile, essendo alleato con gli Stati Uniti, dagli Stati Uniti arrivò il diktat di cambiare il nome, perché non si poteva avere un nome di un nemico.
come l'era l'Italia, no? Poi per fortuna questa parentesi è stata molto breve, il nome è rimasto Palmeiras. Anche i colori poi, no? Sono così, questo tornano. Ecco, dall'anno scorso la seconda maglia, la terza maglia della Pro in onore appunto dei Verdoni, no? Ecco. Ragazzi, immaginate 100 anni fa la Pro Vercelli giocava qua e vinceva. E vinceva, però più di 100 anni fa. Cioè, è 130 anni fa. È vero, 130 anni fa. Ai tempi che non c'era neanche il calcio in Brasile. Eh sì. Allora, abbiamo parlato della grande storia della Pro Vercelli, di tutto il percorso storico e degli scudetti, ma adesso facciamo un viaggio verso il futuro di questa società con l'attuale presidente Paolo Pinciroli. Benvenuto a Seleção Italia. Grazie, buongiorno, buongiorno, grazie. Paolo, la Pro Vercelli è una società che, come abbiamo detto, ha un grandissimo passato, ha vissuto però anche dei momenti di difficoltà, adesso c'è però questa voglia e questa speranza di ripartire e riposizionare questa grande squadra nel posto che le spetta, diciamo. Quali sono gli obiettivi che si è posto e quali sono le ambizioni che ha il suo mandato e il futuro di questa squadra? Come hai detto giustamente tu, la Pro Vercelli è un'icona del calcio italiano e probabilmente una delle società, anzi sicuramente una delle società più gloriose, anche se oramai gli anni gloriosi sono passati da un po'. Noi siamo arrivati qua 3 anni fa, appena dopo la pandemia. Io personalmente, per me era la prima esperienza nel calcio professionistico, nel calcio che conta, e c'è stata questa opportunità. Io a Vercelli sono sempre stato legato perché ho fatto le scuole da ragazzo, sono stato qua 5 anni, ero qua a Vercelli e già ai tempi seguivo la Pro Vercelli, perché per la città di Vercelli la Pro Vercelli è sempre stata una cosa particolare, no? E quindi sapevo che c'era questo legame molto molto intenso tra la città e la squadra. Io abito a 45-50 km da Vercelli, quindi sempre in provincia di Vercelli. Quando c'è stata questa opportunità l'ho colta al volo e siamo entrati. Logicamente il primo anno è stato un anno un po' così, perché si arrivava dalla fine della pandemia, quindi c'è stato un anno un po' di assestamento. È sicuramente una grossa responsabilità essere il presidente della Pro Vercelli, perché come ho detto prima è una squadra molto, molto gloriosa. Le ambizioni: siamo una società piccola, ma una società, le persone che compongono questa società sono persone molto ambiziose. Sicuramente l'ambizione è fare dei campionati importanti. Anche se è un campionato di Serie C, ci sono delle realtà che sono delle realtà importanti, perché nel nostro campionato ci sono squadre come il Vicenza, squadre come il Padova, squadre come la Triestina, quindi sono società sicuramente di un certo livello, di un certo tipo. Sicuramente l'ambizione è quella di fare sempre meglio, non diciamo di più, però non ci sbilanciamo, però sicuramente di fare campionati importanti, ecco. E poi una curiosità, diciamo, come abbiamo qui la terza maglia della scorsa stagione a dimostrarlo, c'è questo legame storico con il Brasile e con il Palmeiras in particolare, con cui negli ultimi anni si sono anche rinnovati dei rapporti. Che negli anni futuri che idea c'è di questa relazione Pro Vercelli-Palmeiras? Ma noi siamo innanzitutto molto molto orgogliosi che una squadra come il Palmeiras, che negli ultimi anni ha vinto praticamente tutto, sia legata a noi come con la torcida, no? come si dice in brasiliano, e è per noi sicuramente un grande orgoglio. E infatti l'anno scorso, come terza maglia,
in onore del Palmeiras abbiamo fatto questa maglia che ricorda un po' la maglia del Palmeiras. È un legame che nasce nella notte dei tempi, perché si parla, io ho letto la storia, so la storia, che il Palmeiras è stato fondato per Palestra Italiana, per avendo visto giocare della squadra del Torino e della Pro Vercelli, quindi qualche emigrato in Brasile ha fatto nascere questa società. Questo sodalizio sicuramente è molto importante per noi. L'anno scorso abbiamo avuto qua anche dei tifosi brasiliani che sono venuti a vedere una partita, sì, una decina, 15 brasiliani che sono venuti a vedere qua la partita. Settimana scorsa la nostra curva ha dedicato un inno al Palmeiras, perché il Palmeiras è diventato campione del Brasile, quindi hanno fatto questo omaggio. Il Palmeiras per noi è una cosa sicuramente molto, molto bella, siamo molto orgogliosi e molto importante. Sarebbe bello sicuramente approfondire, vedere di fare qualche, aumentare questo rapporto, qualcosa sicuramente si potrebbe sicuramente fare. Noi siamo sicuramente molto 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 più piccoli del Palmeiras, però questo orgoglio, questa cosa che c'è dentro, i nostri tifosi la sentono ed è una cosa bella. Tra l'altro, insomma, le radici profonde della famiglia di questi emigrati che sono andati là, lo stemma che anche il Palmeiras ha avuto per tanti anni, poi ovviamente la storia è cambiata nel tempo, però i rapporti sono stretti tra Italia e Brasile. Tra l'altro è importante dirlo, c'è un rapporto commerciale importantissimo, perché l'Italia tra l'altro ha quasi 1000 imprese presenti in Brasile, ed è il Brasile uno dei paesi appunto con più italiani. Quindi anche per voi che avete appunto delle imprese che sostengono la Pro Vercelli, come vedete anche questo rapporto Italia-Brasile? È un'opportunità per queste imprese del territorio, soprattutto del Piemonte, di Vercelli stesso? Sono interessate le imprese italiane al Brasile? Allora, sicuramente il Brasile è una grande nazione, quindi sicuramente ci sono molte opportunità. Io tra l'altro il Brasile, a parte il Palmeiras, lo conosco abbastanza bene, perché noi abbiamo un'azienda che produce rubinetti ed abbiamo una sede in Brasile. È sicuramente una grande opportunità per le imprese, perché il Brasile è un grosso consumatore, certo. Poi il Made in Italy è abbastanza riconosciuto. C'è proprio un legame tra le due popolazioni, perché tanti brasiliani sono figli di immigrati, quindi c'è questo rapporto che unisce proprio la mentalità italiana e la mentalità brasiliana. Ci sono sicuramente delle grosse opportunità, bisogna saperle cogliere e investire, perché sono probabilmente una grossa opportunità. E poi insomma, come vediamo, poi le imprese, al di là del loro lavoro, dei loro prodotti che vengono esportati e venduti, poi sostengono anche la società civile sportiva, le iniziative, certo. E questo è importantissimo. Se ci mettiamo poi l'Italia e il Brasile insieme, diventa una cosa molto bella. Quindi, molto interessante. Grazie Presidente, per questo contributo, e noi diciamo allora ancora una volta viva la Pro Vercelli e viva l'Italia e il Brasile. Io sono un tifoso storico, diciamo, come ce ne sono tanti qui a Vercelli. Cioè, la passione mi è stata per la maglia bianca, mi è stata trasmessa da mio nonno, che era del 1909, quindi aveva visto giocare Silvio Piola quando la Pro vinceva gli scudetti.
nonno, papà, poi ci sono, poi è stata tramandata a me, e io l'ho già tramandata a mia figlia che ha 5 anni e che l'ho già portata qualche volta allo stadio a vederla. Quindi a Vercelli diciamo che la passione per la pro si ha nel sangue, cioè chi è vercellese sa di far parte di un mondo e di una città dove il simbolo Pro Vercelli è un elemento distintivo e di appartenenza. Tra parentesi, faccio questo inciso se può servire, la Pro Vercelli, quindi il calcio, può essere intesa anche come la Pro Vercelli in altri modi, perché a Vercelli tutto si chiama Pro Vercelli. Ah, sì? Sì, ad esempio abbiamo una società, ne abbiamo tante, però abbiamo la ginnastica Pro Vercelli, la scherma Pro Vercelli che ha avuto campioni olimpici, abbiamo tennis Pro Vercelli, padel Pro Vercelli, abbiamo di tutto e di più. Quindi quel simbolo lì che usiamo, che è uguale per tutti, un vercellese d'occhio in casa ce l'ha. E poi è una cosa distintiva davvero, perché insomma in Italia le province hanno una forza importante, no? Le piccole città hanno la loro squadra, in Brasile spesso sì. Si tifa magari la grande squadra, no? Il Flamengo, sì, sì, Palmeiras, sì. San Paolo. Però quando hai scoperto che c'era un'altra Pro Vercelli fuori dall'Italia? Un pezzo. Allora, se posso solo aggiungere una cosa che a quanto detto da lui, ha perfettamente ragione, perché noi ci troviamo, Vercelli dista 70 km da Milano e 70 km da Torino, quindi abbiamo Juve, Toro, Inter, Milan, Genova a 80 km, 90, quindi boh. E quindi c'è difficoltà, come dire, nell'apportare persone che seguono solo la Pro Vercelli, perché magari un giorno uno si va a vedere la Juve, però abbiamo uno zoccolo duro di aficionados della Pro Vercelli che della squadra di Serie A non gliene frega niente, e quei mille ci sono sempre che seguono la Pro. Io del Palmeiras conoscevo l'esistenza fin da piccolo, in quanto ho acquistato due libri di un giornalista molto famoso qui di Vercelli, Alex Tacchini, che si è messo lì e negli anni ha prodotto due enciclopedie pazzesche, perché sono riportate tutte le partite, tutte le squadre, dall'inizio fino poi con dei supplementi fino agli ultimi anni. Già lo sapevo, ma comunque nel libro di Alex c'è un capitolo proprio della trasferta che la Pro Vercelli fece nel 1914 transoceanica su battello, perché all'epoca non c'erano aerei, 40 giorni di mare, e la traversata, e la Pro Vercelli insieme al Torino andò in Brasile. E a San Paolo trovò un quartiere frequentato da piemontesi. E questi piemontesi, dopo aver visto all'opera la Pro Vercelli e il Torino, decisero di dire: perché non facciamo una squadra, visto che noi siamo piemontesi, la Pro è piemontese, il Torino è piemontese, siamo italiani, noi italiani piemontesi di questo quartiere facciamo una squadra. E da lì nacque la Palestra Italia, poi ora Palmeiras. E gli altri tifosi lo sanno che il Palmeiras esiste, com'è? Ecco, allora, diciamo che in questi ultimi anni io, per tutta una serie di motivi, ho avuto dei tifosi del... Allora, c'è una famosa foto, poi se volete ve la faccio avere, dove un nostro striscione della Pro Vercelli appariva nello stadio. Questo gira già da 20-25 anni, quindi è chiaro che già all'epoca, quando girò questa foto, molte persone cominciarono a dire: cavoli, il Palmeiras mette un nostro striscione, no? E quindi a Vercelli città cominciò a prendere piede nei tifosi questa sensazione: cavoli, ci onorano in questa maniera. Poi, attraverso i social, che hanno tutti i pregi e tutti i difetti, qualcuno ha cominciato a cercare Pro Vercelli o non Pro Vercelli,
e io ho avuto decine di persone che dal Brasile o da club del Palmeiras, tipo il club di Dublino, il club di Porto, eccetera, eccetera, sono venute qui a trovarci. Con i social, esponendo le foto delle visite e di tutto, questa cosa ha preso piedi. Quindi in questo momento la piazza di Vercelli sa perfettamente che, anzi si sta entusiasmando e si sta interessando sempre più di Palmeiras. Perché abbiamo capito che siamo fratelli, voi ci considerate genitori, e quindi per noi è un onore. Poi Palmeiras è una squadra così importante che per noi è un onore. Però ripeto, coi social basta condividere le foto, come diceva prima il nostro responsabile marketing, vedete, ci sono magari sui nostri post che fa la società tantissimi commenti di brasiliani, e così anche i vercellesi si stanno appassionando sempre più, e questa cosa è molto sentita. Infatti ho avuto delle richieste delle maglie del Palmeiras, eccetera, eccetera, e stiamo organizzando di fare qualcosa. Abbiamo diversi eventi da organizzare. Ci voleva un avvicinamento, è stato casuale. Tra l'altro qui c'è un tifoso di Vercelli che voglio citare, che è l'avvocato Carlo Biancheri, che ha dei parenti a San Paolo. E i suoi parenti vennero qui una decina d'anni fa, mi regalarono la sciarpa del Palmeiras, eccetera, eccetera, e da lì nacque la mia passione, che conoscevo già, ma lì, diciamo sì, rinsavì. E poi coi social mi hanno contattato su Facebook, e il mio cellulare è stato dato a tutti, e quindi quando qualcuno ha bisogno di una maglia o di venire a Vercelli, mi chiamano, eccetera. Poi è chiaro, io ci tengo a citarli se posso, perché i rapporti grossi sono con Carlos Alberto Pereiras del club di Porto, che devo ringraziare, e lui tutti i giorni, tutte le domeniche mi manda il risultato della partita prima ancora che io magari l'abbia visto, perché quel giorno non potevo venire allo stadio. E poi sono venuti a trovarmi anche altri amici, uno si chiama Alexander, poi è venuto Tassio, è venuto Renato Sales e Tiago Lancia con le rispettive famiglie del club Porto, e poi sono molto amico di Marcelo Solarino, che è responsabile marketing internazionale del Palmeiras, e ci facciamo la nostra telefonata o videochiamata ogni 2 o 3 mesi per parlare appunto di tutti i progetti che si potrebbero... Sicuramente è una cosa che vogliamo fare anche noi con Seleção Italia, con Buongiorno San Paolo, con Tiago, è quello di divulgare il Palmeiras in Italia, perché è una squadra così importante, di origini italiane, ma che gli italiani non conoscono. Esatto. Quindi è sicuramente un lavoro che potete fare benissimo. Io ho già iniziato a farlo, nel senso, per quello che può valere uno, certo, perché poi è chiaro che ci vuole il coinvolgimento di tutti. Certo. Però diciamo che io nel mio piccolo, insomma, ho conosciuto tifosi bravi, stupendi, sì, amici, perché alcuni sono diventati proprio amici, quindi persone tutte squisite, e quindi per me è un piacere, è molto bello a livello umano. Proprio. Pure una maglia. Il trofeo. Neanche a questo, praticamente questa maglia arriva direttamente da San Paolo tramite aereo. E mi è stata consegnata per il tramite, e ringrazio Marcelo Solarino, da un altro tifoso che è venuto qua a Vercelli e che mi ha donato questa maglia firmata da tutti i giocatori del Palmeiras, super campioni, con 1000 toppe e tutto. Questa maglia è di Felipe Melo, ne ha portate 4, una è stata consegnata anche all'assessore del commercio di Vercelli, una alla società Pro Vercelli, e noi al portatore di questa maglia, che è stato Tassio, abbiamo regalato la nostra maglia verde, che adesso è introvabile, perché continuano ad arrivarmi richieste di questa maglia, ma purtroppo è finito il verde. È finito il verde. La parte bella è che è durata solo un anno, ora già non è più aggiornata. Che notizia! Ovviamente tutti quelli che sono venuti, ma non li ho portati oggi,
vengono sempre con un pensiero, quindi ho il cappellino, la sciarpa, la canottiera, i pantaloncini, c'ho tutto del Palmeiras, quindi a casa mia il Palmeiras è di casa, scusate la ripetizione. I tifosi dal Palmeiras che ci vedono ora possono venire tranquillamente a guardare la partita, Vercelli, allora, saranno benvenuti. Quello che sto cercando di fare io insieme ad Alessandro e agli altri che mi aiutano è appunto quello di far passare il messaggio che noi siamo onorati di questa cosa e che le porte dello stadio e della città, ovviamente io devo coinvolgere altri attori perché bisogna poi, quando cominciano ad arrivare in tanti, non posso fare solo io, però noi li vogliamo e li aspettiamo qua sempre, perché è sempre una festa. E poi magari organizziamo anche una festa, anche poi una partita, pranzo, cena, e poi andiamo invece noi in Brasile a San Paolo, direi tu dove. Formalizzare il gemellaggio. Formalizzare il gemellaggio. I ragazzi della curva che fanno loro testo, perché loro sono ultras, comunque hanno già ospitato qui dei tifosi durante partite del club di Londra. E si parla già di gemellaggio, quindi è proprio molto sentito. Grazie ancora, Alessandro, veramente. Sono io che ringrazio voi. Testimonianze molto belle. Per lo spazio che mi avete dedicato, e posso dire forza pro e avanti palestra, perché è quello che dico sempre con Marcello e con tutti, Renato e gli altri. Sono contento di avervi conosciuto e complimenti per il servizio che fate per la comunità brasiliana. Allora manca solo la lingua portoghese. Obrigado. Obrigado. Sì. Caro Tiago, ospite di Seleção Italia, adesso abbiamo il presidente onorario della Pro Vercelli, Franco Smerieri. Benvenuto. Grazie. Questa Pro Vercelli che ha questa storia meravigliosa col Brasile e anche i racconti che stavamo facendo e ascoltando prima di cominciare l'intervista sono interessantissimi fra Italia e Brasile, ma da dove inizia questa passione? Questa famiglia, chiamiamola così, italo-brasiliana? Beh, questo lo sapete, inizia addirittura nel 1914-15, ma la storia la conoscete meglio voi di noi, quando con il bastimento, come si definivano allora i viaggi in nave, il Torino e la Pro Vercelli andò a fare questa tournée. Alcuni immigrati italiani, originari, insomma abitanti di San Paolo, in onore della Pro Vercelli, non del Torino, ma della Pro Vercelli, costituirono Palestra d'Italia. La storia è semplice, ma molto bella e molto importante. Ma la cosa straordinaria è che dal 1914 è ancora viva. Sì. E poi avete avuto modo anche di coltivarla, perché abbiamo saputo che siete in contatto comunque molto forte con il Palmeiras. Sì, beh, intanto abbiamo la terza maglia nostra, noi siamo le Bianche Casacche, che siamo una grande società storica che ha vinto 7 scudetti, l'ultimo lo abbiamo vinto 100 anni fa, però li abbiamo vinti comunque. E con Alex Casella, che è il direttore sportivo della Pro Vercelli, appunto quando abbiamo preso in mano noi la Pro Vercelli abbiamo deciso di fare la terza maglia verde, quella del Palmeiras. Devo dire che il legame è molto interessante grazie a un tifoso che poi conoscerete di Vercelli, Balbis, ma per me, se vi posso raccontare questo episodio, è stato molto molto emozionante. So che l'avete visto su YouTube, ma 2 anni fa, nel 2021, in una caldissima giornata estiva, non c'era nessuno, io ero a casa, mi chiamano per dire: guarda, verrebbero 2 coppie brasiliane tifose del Palmeiras, vorrebbero visitare lo stadio, ma volentieri, ho aperto io lo stadio, ho fatto tutto perché ero solo, e vennero queste 2 coppie, uno era un medico di Dublino e l'altro di Lugano. Bellissimo, fotografie, ci siamo scambiati regali, quant'altro, e sapevano tutto, una giovane coppia, Ci hanno regalato libri del Palmeiras, berretti, altre cose, e una bottiglia di whisky perché arrivavano da Dublino, anche se non è tipico brasiliano. Vabbè, ci sta. E per farla breve, ad un certo punto questo tifoso di Dublino mi dice: adesso facciamo un collegamento con San Paolo.
va bene. Apre un collegamento e mi ritrovo con il, mi ricordo uno era il direttore forse della comunicazione, un altro grande dirigente e l'allora, che voi mi ricordate il nome di 2 anni fa, presidente del Palmeiras, adesso c'è un, sì, un nome simile, adesso c'è una donna, una signora, allora era quella. Tutti e tre di origine italiana. Lui fu molto simpatico perché disse: io non parlo italiano perché non mi capireste, perché conosco solo il dialetto calabrese che mi ha insegnato mia nonna. Gli altri due erano originari, uno del Veneto e l'altro di Mantua, mi ricordo, e parlavano perfettamente l'italiano. Vi devo dire che per l'emozione fu veramente tanta, perché conoscevano tutto e continuavano a dire una cosa incredibile. Voi siete la nostra madre. Noi siamo nati grazie a voi. E si ricordavano che lì dove c'è un giardino pubblico era Piazza d'Armi, dove nacque, non c'era ancora lo stadio qui nel 1914. Questo fu costruito, mi pare, nel 1932. E loro parlavano di Piazza d'Armi, dove giocava la Pro Vercelli. Io ero rimasto, veramente ero esterrefatto, stupito e anche emozionato. Sapevano e continuavano. Una delle più grandi società calcistiche del mondo, insomma, io la Pro Vercelli, certo. Come dire in Italia l'Inter, il Milan o la Juventus, e mi ritrovo con queste persone che ricordavano e continuavano a ringraziare, mi diceva: grazie, voi siete la nostra madre. Quindi un legame straordinario. È uno dei motivi che siamo qui oggi. Questa storia mi viene alla pelle d'oc, che l'Italia è viva fuori dall'Italia. E siamo qui, abbiamo discusso, parliamo con la Pro Vercelli, perché sì, io tifoso dal Palmeiras, di origine italiana, io ho sentito la storia del Pro Vercelli. A me mi dispiace un po' che l'Italia in sé, guarda italiani, c'è una squadra italiana fuori dall'Italia, sì. E molto italiana, e i Pro Vercelli, i tifosi conoscono, vero? Sì, il Palmeiras. Io mi riprometto, prima o poi se vengo ancora in Brasile, questa volta vengo a vedere una partita del Palmeiras. Io ho solo visto, come ho detto prima, è la vecchia Palestra Italia, che poi cambiarono il nome, sì, per via della guerra. Lo stadio. Lo stadio si chiama ancora, sì, sì. Ma questo non lo sapevo, Palestra Italia. Sì. Io lo trovo straordinario. Veramente. Tutti i simboli, no, che riguardano l'Italia. Infatti noi siamo una piccola società, ovviamente, dalla grande gloria, alla grande storia, però sarebbe bello ancora tenere vive e fare qualcosa in più, anzi, meno male che vedo siete voi che tenete viva più di noi questa tradizione. Proviamo a fare un amichevole intanto a Vercelli. Noi la faremmo subito. Ma... invitiamo il Palmeiras a giocare a Vercelli. La faremmo subito. No, ma è una storia veramente bella. Ma credetemi, l'emozione di quando questi grandi dirigenti di una delle più importanti, ripeto, società calcistiche del mondo ricordavano Piazza d'Armi, Piazza Mazzini, cioè le cose che forse anche i vercellesi non si ricordano più, no? E continuava a dire: voi siete la nostra mamma, dice. All'inizio di questo episodio, o di un altro, non lo so, io ho parlato lì giù in portoghese, sì. E dicevo che la Pro Vercelli era la mamma del Palmeiras, sì. E non abbiamo parlato prima. Hai detto anche una cosa bella, perché hai detto che c'è un'Italia forte là fuori, in Brasile in particolar modo, ed emozionante, dicevi, perché quando l'Italia è quasi più forte all'estero, perché sono le vecchie storie di famiglia, no? Che di gente che è dovuta andare via o che comunque ha cambiato vita, e però sente questa radice profonda. Sì, la sentono moltissime quelle che andarono via, i figli, i nipoti di quelle che andarono via all'inizio dello scorso secolo, che purtroppo andarono via dall'Italia per cercare lavoro, per cercare di far star bene. E naturalmente è un legame che rimane, credo venga tramandato anche tu, che sei. Sì. Viene tramandato questo legame con l'Italia, perché le origini è difficile dimenticare, soprattutto se sei lontano. Quando sei qua vicino non ti accorgi quello che hai. E quando sei lontano invece questi legami restano con la città di San Paolo, lo stato di San Paolo, poi
e anche altre regioni del Sud America, Buenos Aires. Ricordavo prima che i tifosi del Boca si chiamano genesi, genovesi, perché il Boca... da noi Savoia, c'è la Savoia. Savoia, infatti. Sì, ci sono tre, quattro grandi tifoserie. E una in cui si chiama Savoia. Savoia è andato un po' fuori moda qui, perché il re non c'è più. Però la storia è sempre la storia. La storia è la storia, no, questi legami... Ci sono in una zona qui della provincia di Vercelli, fu una grande zona di emigrazione verso, credo, forse, ma anche il Brasile. E alcuni studiosi di lingua sono andati a riprendere i giornalini che scrivevano ancora gli immigrati 20 anni fa, perché parlavano l'italiano che si parlava nel 1920, no? Perché si mantengono vive queste tradizioni. E per me, ripeto, è una gioia immensa aver scoperto che a San Paolo si ricorda la Provercelli. È una cosa molto bella. In più c'è scritto allo stadio lì, scoppia che la vittoria è nostra, cioè ci sono le bandiere, in italiano, non ho tradotto, in italiano. Le bandiere lì portano la bandiera d'Italia con mezzo dal Palmeiras, invece potevano portare la bandiera dal Brasile, che c'è, cioè, ma poi legale. È una storia molto bella anche per motivi di riscatto sociale, perché gli italiani arrivavano poveri, certo, o comunque insomma non ricchissimi, certo, tranne alcune famiglie, e poi hanno cambiato la storia della città di San Paolo e la storia di un paese, hanno industrializzato un paese, quindi è motivo di orgoglio per noi e per voi, chiaramente. E se non fosse stato il Pro Vercelli, Palmeiras non c'era oggi. Allora, adesso faccio come ho fatto l'altra volta, ma sperando di non fare lo stesso errore. Quando ho parlato con i dirigenti del Palmeiras, la settimana dopo ho detto: guarda, in onore del Palmeiras, io mi siedo nella tribunetta lì d'onore, vedrò la partita con il berretto del Palmeiras. Poi, per la verità, ho avuto qualche intemperanza con un dirigente dell'altra squadra e mi hanno multato perché mi hanno individuato che avevo il berretto del Palmeiras. Per quello, sì. No, ma è stato... Adesso la prossima partita in casa la guardo di nuovo col berretto del Palmeiras. Poi adesso mi comporto bene. Così facciamo la foto e gliela mandiamo a loro. Mi metto lì, adesso metto anche la sciarpa perché fa freddo. Oddio, il berretto è estivo, vabbè, lo tengo un attimo perché sennò senza capelli lo faccio in onore del Palmeiras. Devo di nuovo guardare di nuovo la partita col berretto e la sciarpa del Palmeiras. Viva il Palestra Italia e viva la Provercelli. Bene, grazie. Dai, ancora, grazie al presidente onorario della Provercelli. Grazie mille. Grazie. Allora, ragazzi, è finita questa puntata. Tra l'altro, la prima volta insieme a Seleção Italia, tutti e tre. La squadra riunita. La squadra riunita. Dubbio, però, piacevole. Sì. C'eri mai stato a Vercelli? Mai. Ho sentito da quando ero piccolo questa storia e oggi ho vissuto un sogno. Tu hai vissuto il sogno? Io ho vissuto il sogno e conoscevo Vercelli. Sì. Però spero che voi vercellesi possiate andare presto a San Paolo. Un abbraccio, ragazzi, un abbraccio a todos e... Però non dimenticatevi di seguirci su Instagram e su YouTube anche, dai. Isso. Gioia, un abbraccio, ciao, Seleção Italia.